169° anno dalla fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Siena. Era il 12 febbraio del 1849, in Italia si vivevano i momenti del risorgimento, si andava verso l'unità d'Italia, e fu fondata la Guardia Civica, presumibilmente in difesa dei cittadini dai soprusi della polizia austriaca. Oggi celebriamo appunto il 169° anno. Una storia lunga, ma forse ancora più lunga, perché vorrei ricordare anche una piccola curiosità che si ritrova in una tavola di Bicherna, metà del 300, quando si parla delle guardie di palazzo che erano obbligate a ritrovarsi una volta all'anno nella sala grande, quindi verosimilmente nella sala delle lupe, in divisa. Una curiosità molto interessante. Oggi la Polizia Municipale è chiamata sempre di più ad avere ruoli importanti, anche a svolgere ruoli accanto a forze di polizia, non solo nella gestione ovviamente del traffico. Il programma di oggi è iniziato con la messa di commemorazione dei colleghi, dei vostri colleghi defunti, nella cappella di Palazzo. Continuerà adesso con la relazione introduttiva del comandante in sede vacante, il maggiore Cesare Rinaldi. Seguiranno il saluto del sindaco Bruno Valentini, dell'assessore alla mobilità, Polizia Municipale, Edilizia Privata e Siti UNESCO Stefano Maggi. Sarà una cerimonia particolare, sarà una cerimonia in cui verrà ricordato anche un collega recentemente scomparso. Però adesso passiamo la parola, anche per parlare dell'attività svolta nel 2017, un'attività molto intensa, passiamo la parola al comandante in sede vacante, maggiore Cesare Rinaldi. Buongiorno a tutti, sindaco, assessore, segretario generale, autorità, onorandi priori, cittadini, cari colleghi. L'anno appena trascorso è stato un anno impegnativo, ma anche ricco di risultati, di tante esperienze e di tanti obiettivi raggiunti. A poco più di un anno dal termine del mandato e con molte problematiche aperte, ho cercato insieme ai miei collaboratori di gettare le basi di un percorso che garantisse il rilancio del corpo, un percorso destinato ad essere lungo e non facile, ma che sta dando già i suoi frutti e le sue soddisfazioni. Alla vigilia della festa del 13 febbraio scorso si stava appena risolvendo la questione della messa in mora nei confronti del personale e ancora persisteva uno stato latente di agitazione. La prima e più pressante urgenza mi è dunque sembrata quella di ricompattare il corpo cercando di ridare stimoli e motivazione. Ho lavorato su più fronti, riorganizzando alcuni servizi e chiamando gli altri ufficiali a rimettersi in gioco su terreni nuovi da costruire insieme. Ho iniziato un percorso di formazione extra per il personale con incontri gestiti dai nostri stessi ufficiali e con l'aiuto della scuola interregionale di polizia locale, con finalità che non miravano solo all'aggiornamento ma anche a sentirsi parte di un insieme. Ho intessuto un dialogo frequente con i rappresentanti sindacali, attivando un confronto ogni qualvolta c'è stato ad assumere decisioni incisive sul servizio. Colgo qui l'occasione per ringraziare gli ufficiali e il funzionario in staff, dottoressa Rosa Palmas, per l'impegno profuso in quest'anno e per la generosa collaborazione che mi hanno fornito, così come ringrazio sentitamente i rappresentanti sindacali e il personale tutto. Mi è d'obbligo ringraziare in particolare gli agenti che prestano il servizio appiedato, facendo un lavoro spesso misconosciuto e invece importantissimo. Io oggi qui davanti a tutti, davanti al sindaco, alla rappresentanza delle istituzioni più prestigiose e alla cittadinanza, voglio ringraziare queste donne e questi uomini per il loro servizio, per la serietà e professionalità che dimostrano ogni giorno. Così come voglio ringraziare tutto il personale del corpo, da chi si dedica alla vigilanza territoriale nelle zone decentrate e periferiche e all'infortunistica stradale con dei risultati apprezzati da tutti per qualità ed efficienza. Da chi opera per la vigilanza edilizia, chi controlla i mercati e ci dà l'orgoglio di avere una città senza i fenomeni di abusivismo radicati ovunque, chi ogni giorno si confronta con i problemi più disparati, dalla sala operativa e la videosorveglianza, dal front office, chi accoglie le quotidiane polemiche all'ufficio verbali, al contenzioso, all'ufficio ruoli esecutivi, chi con un lavoro sempre attento porta avanti sul piano amministrativo la grande mole di lavoro della segreteria del comando e della gestione del personale, chi si occupa
degli informativi anagrafici e chi presta la sua opera su molteplici fronti al nucleo di polizia giudiziaria, che ha realizzato quest'anno importanti operazioni per il recupero di tributi evasi, per il contrasto alla mendicità molesta, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, fino al contrabbando di veicoli. Un grande lavoro di tutti, svolto con molto sacrificio e con ottimi risultati. Un grazie sentito va anche alla squadra segnaletica e al loro coordinatore, a chi si occupa di pubblica incolumità, ma anche agli ausiliari del traffico per il servizio di controllo della sosta svolto. Il nostro lavoro, come avete appena sentito, è variegato e si estende ad un'infinità di settori. È un lavoro complesso e che richiede sempre equilibrio, si parli di aspetti amministrativi, di polizia giudiziaria o di palio. Ma non c'è lavoro più bello, perché noi siamo in prima linea sempre a lavorare per la nostra città e la nostra comunità. E non c'è orgoglio più grande di questo, quando accompagni i cavalli al canape, quando presidi i punti cruciali della pista, quando consenti con la tua opera, con le chiusure alle porte del centro storico, che la città possa festeggiare in sicurezza e con gioia, ti senti davvero parte di una comunità. Senti che anche tu, con il tuo singolo operato, stai consentendo che la nostra tradizione e la nostra storia continuino immutate. Il palio è l'apice di un lavoro quotidiano e spesso non compreso. È la metafora di un gruppo di persone che non sono singoli individui, ma parte di un tutto, un corpo che è locale e nostro di questa città. Noi ne conosciamo la storia, le tradizioni, noi conosciamo tutti i vicoli e moltissimi dei loro abitanti. Siamo la polizia municipale, la polizia della città. Con questo non voglio assolutamente sminuire il lavoro delle altre forze di polizia, con le quali vi è un ottimo rapporto e totale collaborazione. Ho una profonda stima di tutti e le ringrazio di aver riconosciuto il nostro ruolo cittadino e di darci la considerazione che ci meritiamo. Loro troveranno da parte nostra sempre uguale rispetto e collaborazione. Oggi la scommessa più importante da vincere resta quella di incrementare il corpo di un numero di unità proporzionato a una città e una popolazione reale ben superiore a quella anagrafica, e che la prepara per turismo, iniziative culturali ed eventi sportivi senza ombra di smentita a città di dimensioni molto maggiori. È di questi giorni la pubblicazione di due bandi di mobilità per l'acquisizione di un nuovo istruttore direttivo e tre agenti. A breve partirà anche una selezione per tempo determinato. Nel ringraziare l'amministrazione comunale per gli sforzi fin qui intrapresi, colgo l'occasione per ribadire che questo deve essere solo l'inizio di una crescita numerica e qualitativa che dovrà vederci arrivare a un organico ben superiore. Le normative più recenti faranno sì che la Polizia Municipale sia sempre più impegnata sia sul piano dell'infortunistica che su quello della sicurezza urbana, per reprimere, ma prima di tutto per prevenire gli illeciti. Il recente provvedimento del Ministro dell'Interno lavorerebbe in servizio 24 ore su 24. I decreti sulla sicurezza lavorerebbero sempre più schierati al fianco delle altre forze di polizia. Ricordo, tra le varie iniziative già intraprese, le pattuglie appiedate interforze sulle vie del centro storico, iniziate la scorsa primavera, proseguite seppur saltuariamente nell'inverno, e che sono destinate ad essere in seguito consolidate. Con la volontà dell'amministrazione e il coordinamento del signor prefetto di Siena, il nostro coinvolgimento potrà essere destinato a crescere ulteriormente, ma occorreranno, ripeto, numeri molto maggiori rispetto alle risorse umane attuali, oltre a strumenti congrui per lo svolgimento del servizio. Il signor prefetto ci ha dimostrato fin dal suo arrivo a Siena fiducia e rispetto. Noi gli assicureremo il nostro impegno quotidiano e costante. Collaboreremo sempre per migliorare la vivibilità della nostra città. Potrà sempre contare su di noi. Mi permetto quindi di chiedere il suo pregiatissimo sostegno perché i numeri possano consentirci in futuro di poter svolgere al meglio i compiti che ci verranno richiesti. Non è facile per noi, perché la realtà con la quale ogni giorno ci dobbiamo confrontare è l'anomalia di essere un corpo di polizia che ragiona ed agisce come polizia, ma è regolata per orari, turni, indennità, istituti contrattuali, come fossimo degli impiegati. Spesso ci sentiamo legati da regole che non si confanno
a un lavoro come il nostro e che mettono in seria difficoltà chi deve programmare i servizi. E spesso nella struttura, negli altri dipendenti comunali, riescono a comprendere fino in fondo le nostre richieste. Confidiamo che presto si arrivi a una legislazione che ci tuteli maggiormente e che tuteli maggiormente la cittadinanza, al cui servizio siamo chiamati a operare. In tal senso, mi appare ormai non più rimandabile la revisione del regolamento del Corpo di Polizia Municipale. Voglio però tranquillizzare i colleghi che il percorso sarà molto graduale e terrà conto sia dell'età anagrafica che della specifica formazione. Infatti verrà coinvolto il personale neoassunto, se così sarà, che sarà appunto appositamente selezionato e preparato per i nuovi compiti. Come tutte le altre forze di polizia, abbiamo poi uno stretto rapporto con il Tribunale e la Procura della Repubblica, alla quale ci dobbiamo doverosamente rapportare ogni qualvolta si ravvisi un'ipotesi di reato. Rivolgo un ringraziamento particolare al procuratore capo qui presente, consigliere dottor Vitello, e per lui a tutta la Procura, per il rapporto di stima dimostratoci e per la costante presenza direttiva quando si ne ravvisi la necessità. Nel contesto generale appena descritto, condividendo con gli ufficiali, ho ritenuto importante anche allinearci finalmente agli altri comandi di polizia della Regione, indossando fino dal 2 giugno 2017 i gradi regionali. Era un punto importante da affrontare e andava onorato, perché la polizia locale è una in tutta la Regione e fa parte di un disegno più complessivo a livello nazionale. Abbiamo comunque mantenuto la balzana sul berretto e la placca con la lupa di Siena. Riprendendo il discorso sul percorso compiuto nell'anno appena trascorso, potremo riassumere i risultati conseguiti in uno slogan: il rilancio parte dalla tecnologia. La sfida più importante è stato il sistema di videosorveglianza, che ad oggi conta oltre 100 telecamere attive che coprono il centro storico e molte zone fuori le mura, ad esempio Massetana Romana, Piazza della Costituzione a San Miniato, Viale Toselli, Porta San Marco, eccetera. Quale contributo importante il sistema abbia fornito per la sicurezza cittadina è testimoniato da ben 40 richieste di immagini da parte delle forze dell'ordine in soli 6 mesi di attività. La stessa stampa ha dato notizia dell'apporto fornito in moltissime occasioni all'istruttoria penale e al perseguimento dei reati. Ricordo per tutti i fatti occorsi ad alcuni contradaioli dell'Istrice la notte di Capodanno. Grazie all'impegno diretto del signor Sindaco, dell'amministrazione, degli uffici comunali e del Corpo della Polizia Municipale, per la prima volta Siena può contare su un efficace, capillare e avanzato sistema di videosorveglianza urbana, un fatto di portata storica per la sicurezza nella nostra città. Grazie poi a delle ottime professionalità interne, abbiamo rinnovato buona parte delle dotazioni dei veicoli. Inoltre, una brillante operazione di polizia che ha scoperto e perseguito infrazioni di contrabbando internazionale di autoveicoli ha consentito, alla conclusione del procedimento, di acquisire per assegnazione da parte dello Stato di 2 SUV confiscati, veicoli di pregio e funzionalità, che vedrete presto allestiti ed in giro tra qualche settimana. L'accortezza di aver individuato una gara già aperta per veicoli di polizia ci ha poi consentito l'acquisizione di 3 nuovi autoveicoli. Infine è stato possibile equipaggiare con le migliori attrezzature, tra le quali anche una torre faro telescopica, un Fiat Ducato già in dotazione da destinarsi ai rilievi di incidenti stradali. Saranno inoltre acquistate durante il 2018 3 nuove autovetture, di cui una con tecnologia ibrida, che andranno a far calare l'età media dei veicoli in dotazione. Altra scommessa, certamente un po' meno popolare, è stata l'installazione di 2 misuratori di velocità, installazione che è andata a concludere un percorso avviato dal precedente comandante e che noi abbiamo portato a compimento. Noi tutti comprendiamo bene che questi strumenti siano invisi a una parte degli automobilisti, ma corre qui l'opportunità di sottolineare che i limiti di velocità scelti dall'ente proprietario gestore della strada non vengono stabiliti a caso, ma sulla base di formule dettate dalla normativa di settore che tengono conto di vari fattori, non ultimo l'indice di incidentalità.
Il controllo sul rispetto dei limiti non risponde, come si sente dire con troppa superficialità, alla necessità di fare cassa, ma alla sicurezza della circolazione e alla tutela di chi utilizza la strada, non ultimi i pedoni. Siamo una popolazione variegata. A fronte di tanti che protestano per le sanzioni ricevute, ce ne sono altrettanti che sempre più frequentemente chiedono l'installazione di misuratori di velocità. Cito ad esempio gli abitanti di strada dei Cappuccini, della Coroncina, di Costalpino. Nella nostra statistica, coerentemente a un trend che ci accomuna tutto il Paese, l'incidentalità è mutata. I sinistri sono diminuiti, circa il 6%, ma sono cresciuti i morti. Solo la Polizia Municipale di Siena ha rilevato 3 incidenti mortali. La domanda di sicurezza stradale si fa quindi sempre più pressante. Purtuttavia, ritengo che il sistema di controllo possa essere migliorato, utilizzando dei dispositivi che consentano di rilevare la velocità media entro un raggio non inferiore al chilometro, riducendo anche il numero di sanzioni comminate. In questa direzione l'amministrazione intende procedere per garantire controlli più compiuti su tratti di strada più lunghi. Su indicazione del signor Sindaco, ho già presentato al signor Prefetto uno specifico progetto in questo senso, che oggi è al suo vaglio. Inoltre, in alcuni punti particolarmente critici per la circolazione e che sono stati anche teatro di incidenti importanti, si attiveranno a breve controlli per il rispetto del rosso semaforico. Inoltre, in alcuni punti particolarmente critici, appunto, questo rosso semaforico. Ed ancora, grazie a capacità interne al corpo e quindi senza spese extra, abbiamo dotato tutti gli smartphone di servizio di nuovi applicativi capaci di fornire strumenti tecnologici avanzati che garantiranno un servizio più dinamico e una capacità d'azione più immediata da parte del personale su strada. Poi, vincendo una scommessa non da poco, siamo riusciti ad esternalizzare la postalizzazione dei verbali di infrazione. Siena, attenzione, era rimasta l'unico capoluogo di provincia in Italia che ancora utilizzava personale interno per la postalizzazione. La gara che si è conclusa alla fine dell'anno vedrà a giorni partire il nuovo servizio, liberando risorse che potranno essere utilizzate per compiti di istituto più propri della Polizia Municipale. Infine, del 9 febbraio scorso la comunicazione pervenutami dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture che autorizza l'installazione di un ulteriore varco di accesso alla ZTL a Porta Pispini. Questo lo aspettavamo già da un po' di mesi, è arrivato proprio giusto il 9 di febbraio. L'accesso rimarrà quindi consentito solo agli autobus, ai taxi e dai ciclomotori e motocicli. Prima di concludere voglio ringraziare tutti gli intervenuti a questa cerimonia e rivolgere un saluto ai rappresentanti qui presenti della Banca Monte dei Paschi di Siena, che ci dimostra sempre la sua vicinanza. Un ringraziamento particolare e l'abbraccio caloroso di tutti gli appartenenti del corpo è rivolto alle contrade di Siena, qui rappresentate dal Rettore del Magistrato e dai Priori. Insieme quest'anno abbiamo affrontato tante problematiche con totale collaborazione, nel rispetto dei ruoli. Anche il Palio si è dovuto confrontare con i tempi nuovi e una società in veloce cambiamento. La nostra comunità ha saputo dimostrare, io credo, ancora una volta, di essere all'altezza dei compiti che la tradizione le ha assegnato. Concludo ricordando che i dati dell'attività svolta, che danno meglio di tante parole la misura della varietà dei compiti della Polizia Municipale e di quanto impegno abbiamo riversato nel cercare di offrire alla città il nostro contributo, non verranno letti per non appesantire la presente relazione, ma sono riassunti nella tabella allegata e a disposizione della stampa e di tutti gli interessati. Grazie per l'attenzione. La parola passa adesso al signor Sindaco di Siena, Bruno Valentini. Buongiorno a tutti. Autorità, comandante, agenti di Polizia Municipale, onorandi priori e concittadini,
come ha detto adesso il comandante, il corpo della nostra Polizia Municipale festeggia oggi il 169esimo anniversario della sua fondazione, avvenuta nel lontano 1849 con l'istituzione del primo bando di assunzione della Guardia Municipale, le nostre guardie di città. Un traguardo importante che ci vede oggi riuniti nella sala del Mappamondo a Palazzo Pubblico, la casa della città che i nostri agenti tutelano, difendono e rappresentano. Esprimo il più profondo ringraziamento a nome mio e di tutta l'amministrazione ai nostri agenti che con professionalità, rigore, sensibilità e senso delle istituzioni operano giorno e notte, col caldo e col freddo, con il sole e con la pioggia, per garantire a tutti noi il rispetto dei diritti individuali e collettivi, delle regole della convivenza civile, delle norme vigenti e della sicurezza urbana. Il lavoro straordinario che la Polizia Municipale svolge ogni giorno è universalmente riconosciuto e si riflette nel profondo rispetto che i senesi nutrono per gli agenti del corpo, primo interlocutore per ogni cittadino in caso di necessità e ambasciatori del Comune sul territorio. Un ringraziamento speciale è doveroso per quello che i nostri agenti fanno durante il palio, con un ruolo che in quei giorni è di estrema delicatezza e responsabilità. Il palio mette in gioco tutto il Comune, non solo i nostri vigili, perché il Comune lo organizza nei suoi molteplici aspetti, coinvolgendo ogni ufficio, ogni dipendente, ogni amministratore. Ma in questo quadro spicca il compito della Polizia Municipale, senza la quale difficilmente il palio potrebbe svolgersi o comunque svolgersi nel modo a tutti noi caro e noto. Quando sono stato eletto nel 2013, la situazione del Comune di Siena era critica e anche altre istituzioni della città non se la cavavano benissimo. Oggi, dopo anni di lavoro difficile, nei quali abbiamo lavorato sodo, senza perdere mai la fiducia, siamo di fronte a una situazione completamente diversa e il risanamento del bilancio ci consente, anzi non solo quello, ma anche l'azione del governo, come ci ricordava ieri il ministro Minniti in un incontro, che consente finalmente non solo ai vigili ma anche ai poliziotti e ai carabinieri di poter andare a sostituire chi va in pensione. Il lavoro sul bilancio consente di tornare ad investire, a progettare e ad assumere. Oltre alla stabilizzazione dei precari, agli accordi pluriennali sugli incentivi per la produttività e al ritorno delle progressioni orizzontali per tutto il personale, fra le nuove assunzioni ce ne sono alcune che riguardano proprio il corpo della Polizia Municipale. Sono usciti in questi giorni 2 mandi di mobilità per un ufficiale e 3 agenti, e a breve ci sarà una selezione per 5 agenti a tempo determinato. È un impegno che presi in questa stessa sede un anno fa e che sono orgoglioso di aver mantenuto. Non intendiamo fermarci qui e se toccherà ancora a noi lavoreremo per ampliare e rafforzare l'organico del corpo anche nei prossimi anni. Più risorse e più personale operativo, quindi, anche attraverso alcune scelte che hanno consentito di spostare alcuni agenti da mansioni passive in ufficio, anche se utili, ad altre attive sul campo, come nel caso, lo ricordava prima il comandante Rinaldi, del servizio di posterizzazione delle multe. Tutte le volte che venivo al Corpo di Polizia Municipale mi dicevano: ma è possibile che invece di andare sul territorio devo star qui a spedire le multe? E l'operazione era ovviamente, diciamo, utile, ma costava moltissimo. Oggi ce lo siamo potuti permettere e quindi quei vigili torneranno per le strade e a servire i cittadini più direttamente. Che è quello che poi ci chiedono ogni volta che vado a un incontro, in un'assemblea pubblica, sempre ci chiedono di vedere più agenti di Polizia Municipale per le strade, nei quartieri, a svolgere le numerose e differenziate attività che caratterizzano la missione di ogni agente di Polizia Municipale. Quando un cittadino vede un agente, anche se rischia una multa, si sente più sicuro. E questa è la risposta che noi dobbiamo alla nostra comunità. Fra le novità principali, ricordo la rete di videosorveglianza che conta in breve tempo, prima non c'era, più di 100 telecamere in tutta la città e che via via noi estendiamo, seguendo le indicazioni preziose dei nostri agenti, ma anche del questore, dei carabinieri, che rappresenta un nuovo potente strumento, non sufficiente, ma uno strumento importante per garantire la sicurezza sul territorio, come abbiamo già avuto modo di apprezzare, perché numerose indagini si sono concluse positivamente proprio grazie alle immagini catturate dalle telecamere.
Ci sono poi anche altre innovazioni tecnologiche, sia in dotazione agli agenti che sul versante della sicurezza stradale. Terreno su quest'ultimo, su cui la Polizia Municipale svolge una funzione preziosa, e è una notizia positiva quella della riduzione degli incidenti, anche se purtroppo invece la stessa tendenza non c'è sul numero dei morti registrati sugli incidenti stradali. Però col prefetto è in corso un lavoro importante, di cui poi avremo notizie anche successivamente, per come avviene sulla sicurezza, per migliorare la collaborazione e la consapevolezza dei dati in tempi più ravvicinati possibili, in modo da capire quali sono le emergenze e le parti della città, ma anche della provincia, su cui interviene tempestivamente. Senza dati si lavora bene ma alla cieca, con i dati si lavora più a colpo sicuro. Sul ventante sicurezza, su cui c'è molta attenzione mediatica e anche politica, noi non sottovalutiamo il problema, anzi, vi dico chiaramente che non sono soddisfatto. Ancora non abbiamo i risultati che vorremmo, nonostante gli sforzi, anche i successi di tanti di noi, per cui noi non possiamo ignorare i dati che per quanto riguarda Siena non sono negativi. Noi insieme ad Arezzo siamo la provincia e il comune con dati ancora migliori, che in Toscana ha il minor numero di reati per cittadino. Per fare un paragone, la metà di quelli che ci sono in provincia di Siena, di Firenze, ma non in dati assoluti, in dati percentuali. Quindi non assoluti, ma percentuali, reati per cittadino. Però noi abbiamo un'aspettativa, una cultura, anche una civiltà che ci impone di fare ancora di più. Contro la criminalità è fondamentale la piena collaborazione che c'è. Io non posso finire di ringraziare ogni giorno il lavoro, la collaborazione che c'è con le altre forze dell'ordine, con tutte le istituzioni dello Stato, che ringrazio indistintamente per il loro lavoro, e non penso di sbagliare nell'affermare che il lavoro costante che c'è nella nostra città consente di, nel tempo e progressivamente, di dare grandi punti di riferimento ai nostri cittadini e alle nostre aziende. I rapporti istituzionali e personali che in questi anni abbiamo costruito sono all'insegna della fiducia, della condivisione di risorse e di obiettivi. Spesso basta pochissimo per decidere cose importanti insieme, come anche il pattugliamento del territorio o il fatto che abbiamo portato qui in città la collaborazione anche nell'operazione Strade Sicure di militari che presidiano sia Piazza del Campo che Piazza del Duomo. E ne è la dimostrazione, di quanto dicevo, la capacità che tutti insieme, anche con la collaborazione delle contrade e dei loro dirigenti, che abbiamo avuto nel gestire l'emergenza sicurezza durante il palio dopo gli sconcertanti e tragici fatti di Torino. Abbiamo saputo coniugare tradizione e sicurezza, passato e presente, e anche se posso capire la sensazione nel passare anche rapidamente, diciamo, da ciò che conoscevamo anche a modi nuovi di gestire i giorni di palio, vi garantisco che non era e che non è semplice. Io considero quello che abbiamo fatto come un punto d'arrivo, ma le pressioni che abbiamo anche dall'esterno ci costringono, come sanno bene i nostri amici e collaboratori del Maciato delle Contrade, che è un lavoro tutt'altro che banale, una sfida non semplice, che cerchiamo di porre in essere, sapendo quanto è importante tutelare l'integrità culturale della nostra festa. Non mi dilungo oltre, i dati sull'attività della Polizia Municipale mostrano meglio di qualsiasi discorso l'intensa attività e i risultati conseguiti nell'ultimo anno e in generale in questi 5 anni. Da quando sono stato eletto sindaco ho potuto apprezzare sempre di più il vostro lavoro e il vostro impegno, che si manifesta nell'attività ordinaria che svolgete quotidianamente lontano dai riflettori, e vorrei ricordare l'importanza del lavoro davanti alle scuole, nell'orario di entrata e di uscita dei ragazzi e anche dei più piccoli, che possono così muoversi da soli, a piedi, con meno rischi. Sì, anche di eventi straordinari, come è successo sul pronto spegnimento della Torre del Mangia, nella visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella o dell'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, e potrei citare tantissimi altri casi. Una dedizione, un attaccamento alla divisa che fin da piccolo ho sempre rispettato e ammirato, e oggi da sindaco ancora di più. Un ultimo ringraziamento particolare lo vorrei rivolgere al comandante della Polizia Municipale Cesare Rinaldi,
che in questo periodo ha saputo ricoprire con autorevolezza, serietà e competenza il suo ruolo, non facendo mai mancare il suo sostegno all'amministrazione e guadagnando insieme a noi, credo, la riconoscenza della nostra città. La Polizia Municipale è una polizia di prossimità e di comunità, sempre in prima linea al fianco dei cittadini, che conosce il territorio come pochi altri, forse come nessun altro, e quindi è capace di confrontarsi con queste specificità, di leggere i fenomeni, talvolta anche dandoci suggerimenti, di entrare in sinergia con i giovani, con gli anziani, con i quartieri, con le associazioni. Ci tengo a sottolineare la collaborazione positiva e fattiva costante con le contrade, quella visibile e quella meno visibile, anche sul versante della sicurezza, del rispetto delle leggi e del senso civico. Oggi tutta la città esprime la propria gratitudine agli agenti del corpo della Polizia Municipale del Comune di Siena. Grazie con tutto il cuore. Adesso il saluto dell'assessore Stefano Maggi. Buongiorno al sindaco, al comandante, alle autorità civili e militari, agli onorandi priori, agli istruttori e ispettori di Polizia Municipale e anche ai precedenti assessori alla Polizia Municipale che voglio ricordare, ce ne sono qui alcuni presenti e un altro mi ha telefonato che non poteva venire. Credo che sia la testimonianza del fatto che quando per una parte della propria vita si fa un percorso insieme alla Polizia Municipale, poi non se ne esce, si rimane sempre legati al corpo e quindi la loro presenza qui fa particolarmente piacere. Io ricordo, l'ho detto tante volte, lo ricordo ancora, io ho fatto il vigile urbano dal 1990 al 1998, quindi mi sento, diciamo, ancora parte del corpo dei vigili urbani. Poi sono andato a fare altre cose all'università, dove ho fatto tutta la carriera accademica da assegnista di ricerca a professore ordinario. Ora sono un docente universitario di storia contemporanea, che sarebbe la storia del 1800 e del 1900, e quindi in questa veste sono andato all'archivio storico del comune per riguardare qualcosa del tempo dell'istituzione del corpo, che per la verità ho capito nessuno ha mai studiato in maniera approfondita, quindi meriterebbe uno studio, ci vuole naturalmente tempo perché bisogna andare a vedere le vecchie carte scritte a mano spesso e i vecchi regolamenti di Polizia Municipale per ricostruire il percorso che ormai è appunto data 169 anni. Vi leggo qualcosa da un documento del 1849. Dice: la Guardia di Polizia Municipale del Comune di Siena è composta da un ispettore che ne è il capo e da cinque guardie, da aumentarsi dalla civica magistratura secondo il bisogno e l'esigenza del servizio. La Polizia Municipale ha per scopo primieramente di garantire la salute di tutti gli abitanti del Comune, in secondo luogo ha per scopo di garantire la sicurezza dei medesimi in quanto possa essere offesa dagli oggetti materiali la conservazione, l'integrità e il godimento delle cose comuni. Ora, queste parole del 1849 sono desuete, arcaiche, ma danno l'idea che dopo 169 anni il ruolo della Polizia Municipale nelle sue ragioni di fondo non è cambiato, perché risponde ancora alle esigenze della comunità. Quindi è in qualche modo una presenza costante e di prossimità che va verso il cittadino. Il termine Polizia Municipale, se l'avete notato, c'era già nel 1849. Era usato allora ed è usato oggi per distinguere il corpo di polizia locale al servizio del cittadino, il più vicino al cittadino, perché appunto dipende dal comune che è la presenza territoriale più di prossimità. E al vigile urbano ci si rivolge per le cose quotidiane, della vita quotidiana, quindi questa presenza è ancora più importante perché c'è 365 giorni all'anno. Naturalmente si usava anche un termine, allora guardia, che poi è ricorso più volte nella legislazione nazionale sulla polizia locale, che ora non si usa più. I nostri agenti si chiamano istruttori e i nostri ufficiali ora si chiamano ispettori secondo la legge regionale. Quindi il termine guardia non lo usate perché, diciamo, è un po' offensivo nei confronti degli agenti di polizia municipale. Anche a me dava particolarmente fastidio quando ero in servizio. Invece gli istruttori, si chiama così secondo i gradi del comune naturalmente, ma vuol dire che ha una professionalità specifica che richiede una molteplicità di conoscenze giuridiche e anche sociali. Quindi la figura del vigile urbano è una cosa
variegata che richiede una particolare formazione. È regolata ancora da una legge del 1886, la 65, che affidano alla Polizia Municipale anche compiti di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza nell'ambito del territorio di appartenenza. Quindi si tratta di funzioni molto importanti che richiedono una conoscenza approfondita delle norme anche da parte degli agenti che si trovano su strada. Non sono soltanto i compiti che siamo abituati a vedere, quelli soprattutto della sosta e del traffico, ora lo dico tra un attimo perché, hanno anche compiti di vigilanza annonaria, edilizia e una serie di altri compiti collaterali che non sto a elencare, che sono complessi e numerosi. Tra l'altro, purtroppo, quelli sulla sosta e sul traffico hanno preso il sopravvento. Lo dico perché sembra quasi che controllando soltanto la sosta e il traffico venga smisurata la figura del vigile urbano. Non è così, perché la sosta e il traffico nella società di oggi sono purtroppo fondamentali. Ricordo che i veicoli a motore in Italia hanno superato i 50 milioni nel 2016. 50 milioni, siamo 65 milioni di italiani, quindi sono più i veicoli dei guidatori. Quindi evidentemente è chiaro che i vigili urbani, che all'epoca del 1849 si dedicavano ben poco alla viabilità perché c'erano soltanto i carri trainati dagli animali, oggi sono impegnati in gran parte su questo. Però fanno anche altro, è già stato detto dal comandante e anche dal sindaco, dalle tasse comunali al decoro urbano, quindi si fanno una serie di funzioni anche oggi molto molto variegate e molto importanti. Ritengo, voglio lanciare anche un paio di messaggi in chiusura, per me è la seconda volta che sono assessore alla Polizia Municipale presente a questa bellissima festa che abbiamo reistituito grazie anche al comandante Rinaldi e al sindaco che hanno creduto molto nel rilancio del corpo. Noi vogliamo rilanciarlo il corpo, con le nuove assunzioni che arriveranno a breve, arrivate dopo lo sblocco delle assunzioni, sono soltanto l'inizio. Il corpo di Polizia Municipale deve diventare più consistente, perché siamo circa 20 persone in meno di qualche anno fa e quindi bisogna reintegrare i ruoli e fare anche nuove funzioni come si ricordava prima. Voglio lanciarvi però anche qualche tema di priorità di quello che abbiamo da fare oggi. I vigili urbani sono importanti nel tema della salute, nella difesa del pedone, nella sicurezza stradale. Quindi bisogna, come dire, smettere di pensare soltanto a far scorrere le auto, come si vedeva nel film di Alberto Sordi, il vigile urbano, no? Pensava soprattutto a far scorrere le auto. Bisogna proteggere gli utenti deboli della strada, è stato già ricordato prima nelle due relazioni dal comandante e dal sindaco, c'è un tema di protezione degli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti, e bisogna privilegiare il trasporto pubblico rispetto a quello privato. Non è questa cosa entrata nella mentalità comune, Lo dico perché studio queste cose da ricercatore universitario, studio questo, mobilità sostenibile, come muoversi nel XXI secolo, lo dico ai ragazzi nelle scuole e lo voglio dire a tutta la cittadinanza in questa bella occasione. Quindi il trasporto pubblico e la mobilità a piedi, che è mobilità sostenibile, vanno assolutamente privilegiate. Sono esigenze nuove e bisogna anche ai vigili urbani farli continuamente attività di formazione, perché le norme cambiano, le priorità sociali cambiano e quindi c'è bisogno di una formazione continua su cui forse negli ultimi anni si è un po' trascurato l'intervento perché c'erano poche disponibilità finanziarie, ma bisogna riprenderlo in maniera consistente. Sono contento anche che il comandante abbia posto proprio l'attenzione sulla sicurezza stradale, che è una priorità oggi, anche e soprattutto con il rispetto dei limiti di velocità. In chiusura vi leggo un passo di un libro, che non è un libro su Siena, è un libro nazionale, non è un libro sui vigili urbani, ma è un libro sui bambini. È di Francesco Tonucci, che è venuto qui a Siena qualche mese fa in un convegno di ampio respiro organizzato dall'assessore Tarquini, che vedo qui in sala, e ci ha detto tante cose e ci ha dato, diciamo, anche lo spunto di leggere quello che lui ha fatto anche all'estero. Per esempio c'è un esempio di tutela del pedone alla massima potenza a Pontevedra in Spagna. Vi leggo il libro, un pezzettino del libro La città dei bambini, che è del 1996 e quindi non è nemmeno di ora. Dice, ripeto, non è su Siena, è in generale sull'Italia. Dice, consideriamo alcune macchine in sosta ai due lati di una strada e poniamo che la macchina A sia parcheggiata a sinistra in seconda fila.
mentre la macchina B si è parcheggiata a destra di traverso sul marciapiedi, finendo per rendere impossibile il passaggio dei pedoni. Quindi una è in doppia fila, l'altra è sul marciapiede. Se arriva l'autogru della Polizia Municipale, la probabilità di gran lunga più alta è che si porti via la macchina A, cioè quella che è in doppia fila. E non è escluso che la macchina B possa cavarsela senza neppure una multa. Che significa questo? Che si interviene con decisione e mano pesante se la sosta disturba il movimento delle auto, che si è tolleranti se ad essere danneggiati sono i pedoni e quindi i più deboli. Pensate un po' quante volte succede questa cosa anche qui, ma insomma, succede in tutta Italia, un po' in tutto l'Occidente, un po' in tutto il mondo dove circolano le automobili. Quindi si interviene in mano pesante perché disturba il movimento delle auto, si lascia perdere invece quella che disturba le persone. Eppure una persona disabile che si muove in carrozzella o una mamma che spinge la carrozzina potrebbero non poter proseguire il loro percorso. Un bambino o un anziano possono essere costretti a scendere dal marciapiede correndo inutili pericoli. Le auto sono di fatto le nuove padrone della città. È per loro che si studiano rimedi e facilitazioni. In loro favore si effettuano gli interventi più radicali e più costosi. Si pensi ai piani di nuovi parcheggi nelle grandi città e a loro che i vigili urbani dedicano gran parte del loro tempo e delle loro energie. Dico purtroppo, però, e finisco la citazione, perché appunto i compiti sono tanti e tanti altri da parte dei vigili urbani. Quindi con questo messaggio sulla mobilità sostenibile chiudo, vi ringrazio del lavoro svolto, a volte sono venuto con voi in strada, ora nell'ultimo periodo, siccome è primavera, ci verrò anche di più, quindi aspettatemi di trovarvi a fare un giretto con voi, i pedoni o anche con quelli motorizzati, non in moto naturalmente, ma in macchina, per vigilare il territorio. Grazie ancora del lavoro svolto e grazie a tutti per l'attenzione. Bene, siamo arrivati al punto centrale della cerimonia. È il momento di ricordare, è stato fatto nella Cappella di Palazzo dove è stata celebrata la Santa Messa di suffragio a tutti i colleghi della Polizia Municipale. Quest'anno in particolare il Corpo di Polizia Municipale vuole ricordare il collega Simone Burgassi, che se n'è andato nel 2014 a soli 48 anni e ovviamente ha lasciato un grande vuoto nel cuore di ognuno di voi. Vorremmo ricordarlo un attimo, brevemente, con il suo curriculum. Simone Burgassi veniva assunto in servizio come agente della Polizia Municipale il 1 febbraio del 1989. Fin dalla sua assunzione si distingueva per la preparazione professionale e la serietà comportamentale. Veniva poi assegnato alla squadra motociclistica e successivamente all'ufficio infortunistica stradale, mostrando particolare competenza e anche spiccate doti umane. Il 31 dicembre 2010, a seguito della procedura concorsuale, veniva inquadrato nel ruolo di istruttore direttivo di Polizia Municipale, ufficiale di Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria. In questo ruolo coordinava gli operatori di viabilità esterna, creando con gli stessi ottimi rapporti professionali e contribuendo a creare un clima di collaborazione tra gli stessi e con il comando, incentivando il personale e partecipando attivamente all'efficacia del servizio quotidiano. Invito in questo momento la mamma di Simone Burgassi, la signora Franca Guerrini, ad avvicinarsi, perché verrà consegnata una medaglia appunto a memoria dell'ispettore Simone Burgassi da parte del comandante. Allora, è un po' imbarazzante, ma nella concitazione è successo un guaio, nel senso che abbiamo avuto una cerimonia nostra informale al comando dove appunto abbiamo ricordato l'ispettore Simone Burgassi con una targa e la medaglia, ora mi stanno facendo cenno, è rimasta al comando, quindi gliela consegneremo successivamente e mi scuso con Franca di questo disguido, però insomma ci facciamo ugualmente una foto qui davanti a tutti, Andiamo avanti.
Bene, quindi la medaglia verrà consegnata successivamente, vero comandante? Allora, a questo punto l'invito è per i gentili ospiti a recarsi nella sala del Concistoro per il consueto buffet. Arrivederci.